Faccio questo video per far vedere come si può velocizzare la lavorazione. Allora, in questo caso i bolli erano lievi. Utilizzare una ventosa con colla a caldo su ogni bollo richiede tempo, quindi tempo di asciugatura, tiraggio e poi rifinitura. È stata utilizzata in questo caso la colla a freddo. Quindi colla a freddo, riparazione in meno di 10 minuti eseguita. Bolli essenzialmente già rifiniti, qualche bollo sarà tirato su leggermente sopra lo zero, leggermente sopra il piano, però tirato su in maniera morbida, cioè con delle leggere creste facilmente lavorabili. Come con questi martelli. Quindi queste punte, il set di quattro punte negli Stati Uniti, spedito con dogana, costa 250 euro, però lavorano bene. Quindi colla a caldo, è stata utilizzata questa colla qua, colla a freddo, mi correggo, colla a freddo, è stata utilizzata questa colla a freddo blu, estrattore classico, questi martelli per rifinire, per rimuovere i residui di colla a freddo si utilizza alcol isopropilico 99,9. Riparazione ovviamente molto più veloce. Questo è quello che si vede anche ai corsi. Quindi se vi interessa vedere anche questa tecnica, prenotate i corsi, nel corso si vedono anche queste riparazioni. Ovviamente dove c'è la traversa andrebbero utilizzate le code di balena. Con bolli lievi e con questa tecnica non è necessario il più delle volte scollare per passare con le code di balena, la riparazione è praticamente immediata. Quindi qua contate in un quarto di macchina un centinaio di bollini riparati in meno di 10 minuti. Ovviamente andrà poi tolta la colla con l'alcol isopropilico e andranno spianati. Allora, io utilizzo questo martello, però potete utilizzare l'attrezzatura che avete. Ovviamente utilizzando sempre la stessa attrezzatura, provate poi attrezzatura nuova e man mano che l'attrezzatura nuova va meglio, utilizzate la nuova attrezzatura. Quindi questo martello rifinisce perfettamente, se necessario ricrea la buccia. Utilizzo questo martello per comodità, si possono utilizzare tranquillamente anche gli altri martelli. Se vi interessano lavorazioni con questa tecnica, nei corsi si vedono. Ovviamente la colla a freddo può essere utilizzata anche per smorzare le ammaccature prima delle lavorazioni finali. Quindi questo è il risultato, adesso andremo a rimuovere i residui. È una colla che comunque costa, quindi macchine lavorate a poco, se si vuole utilizzare questa tecnica comunque ha un costo. Mediamente la colla a freddo a 20 grammi costa 40 euro più spedizione. Ci vediamo nei prossimi video.